do subito il benvenuto a Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping. Pronto? Pronto. Eccoci, adesso la sento. Presidente, bentornato a Zapping. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, colgo al volo uno dei titoli del TG3 che abbiamo appena ascoltato qui a Zapping, che ci diceva che la Lega ha depositato una proposta di legge per consentire un terzo mandato ai governatori, ai presidenti delle regioni. Perché ci tenete così tanto a questa possibilità di estendere il limite dei mandati da 2 a 3? Qualcosa che tra l'altro rischia anche di essere un elemento di attrito con i vostri alleati. Guardi, questa è una proposta che è assolutamente in linea con quanto abbiamo già proposto per quanto riguarda gli enti locali, i comuni, dove la proposta della Lega è quella di togliere il limite di mandati per i comuni più piccoli, quindi quelli sotto i 5.000 abitanti, anche perché c'è una difficoltà a trovare persone che vogliono impegnarsi nella cosa pubblica, e spesso nelle comunità più piccole, quando c'è un'amministrazione che lavora bene, non si vede il motivo per cui non debba continuare a farlo, ed estendere invece i mandati da 2 a 3 nelle città con abitanti superiori. La stessa proposta l'abbiamo fatta con una PDL apposita, perché ovviamente si vanno a toccare normative diverse, una negli enti locali, dalla normativa testo unico degli enti locali, l'altra su una normativa diversa, per permettere la stessa cosa sulle regioni, perché riteniamo che quando votano direttamente i cittadini scelgono direttamente il sindaco piuttosto che il presidente della regione, non ci sia il rischio della deriva autoritaria, come dice qualcuno, dell'incancrenimento del potere. Quando c'è una scelta democratica, non si capisce perché un governo regionale, un presidente regionale o un sindaco che hanno consenso non debbano potersi ripresentare i cittadini, soprattutto considerato che poi queste sono norme che fanno i parlamentari, e per i parlamentari non c'è alcun limite di mandato. Sì, ho visto che Giorgio Meloni nella sua conferenza stampa di fine d'anno non era entusiasta della proposta, ha detto: io sono laica, quindi né favorevole né contraria, vediamo che dice il Parlamento. Ho visto però che Tajani ha detto: ho molte perplessità sul terzo mandato, il presidente di regione ha molto potere, è quello che ha più poteri di tutti sul territorio, e insomma prolungarli per un ulteriore mandato rischia di essere un fattore di squilibrio. Beh, però il presidente della regione, ripeto, come il sindaco, è eletto direttamente dai cittadini. Abbiamo più volte incensato l'elezione diretta, anzi molto spesso viene contestato il fatto che per le elezioni politiche non ci sia un rapporto diretto tra elettore ed eletto, anche se la nuova legge elettorale prevede i collegi, quindi questa cosa in parte è stata temperata. Dal nostro punto di vista non c'è nessun tipo di pericolo, anche perché se un governatore amministra male o dovesse amministrare contro la cosa pubblica, i cittadini hanno tutti gli strumenti quando si va a votare per votare qualcun altro. Credo che dietro questa dichiarazione ci sia più tattica politica, perché insomma è inutile nascondersi, è noto che la Lega in questo momento ha diversi governatori uscenti che hanno già fatto 2 mandati, e quindi forse c'è più un gioco politico per cercare di liberare delle caselle, per rivendicarle. Beh, questo si potrebbe attribuire anche alla vostra iniziativa, si potrebbe dire che la Lega si è mossa per ottenere il terzo mandato per proteggere i suoi governatori in scadenza, c'è una lettura politica da entrambe le parti, no? Questo è certo, l'altro lato della medaglia, però la nostra spiegazione, ripeto, è che se i nostri governatori non dovessero aver amministrato bene, saranno i cittadini di quelle regioni eventualmente a volerli cambiare. Quindi, ripeto, non vedo nessun pericolo di deriva autoritaria. Poi questo, come varrà per i governatori, i sindaci della Lega, potrà valere anche per quelli del PD, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia. Ecco, ma è vero che voi alla Camera, insomma in Parlamento, puntate ad un'approvazione di questa proposta di legge sul terzo mandato, magari anche in virtù di un rimescolamento di carte con la Lega e il PD che votano a favore, e magari gli altri partiti della maggioranza che votano contro, si astengono? È possibile una cosa del genere? Beh, guardi, sul PD c'è una spaccatura su questo argomento, del resto come c'è stato anche sul tema dell'abuso d'ufficio discusso nei giorni scorsi. Ci sono gli amministratori del PD, quindi chi vive il territorio, che è a favore del terzo mandato, del resto anche Anci, che ha la guida De Caro, quindi un sindaco del PD, da tempo si batte per il terzo mandato per i sindaci. La dirigenza del PD, che anche qua per ragioni forse tattiche, non so quanto sia d'accordo su un terzo mandato, anche perché è noto che Elly Schlein aveva contro alcuni esponenti di spicco del PD, penso al presidente della regione De Luca, piuttosto che allo stesso Bonaccini, Emiliano, che
che è Emiliano della sua regione, che sono già al secondo mandato, anche Emiliano, Emiliano come presidente della Puglia, non Emiliano come Bonaccini presidente dell'Emilia. No, io dicevo Emiliano presidente della Puglia, certo, quindi anche lì diciamo che c'è un po' di tattica, secondo me. Il rischio è che non si ragioni, guardi, il rischio di mettere su questa partita che non si ragioni. Però guardi presidente, è vero che ci sarà della tattica, però io vedo anche della strategia sul versante quantomeno di Fratelli d'Italia, i quali dicono, lo dice anche Giorgio Meloni, noi abbiamo il 30% a livello nazionale, insomma circa il 30%, non siamo adeguatamente rappresentati sui territori, c'è bisogno di un riequilibrio, noi vogliamo, in virtù del successo elettorale che abbiamo, che anche nelle regioni questo successo e questo consenso si vedano, le regioni governate dalla Lega, il Veneto, la Lombardia, insomma le grandi, risalgono ad una fase in cui la Lega era più forte e quindi è giusto che adesso che i rapporti di forza si sono ribaltati, noi, i Fratelli d'Italia, si abbia anche delle regioni importanti da governare, quindi il Veneto prima di tutto, poi chissà, forse anche la Lombardia. Cioè c'è una questione di fondo, non è soltanto tattichetta elettorale. Beh, però questo attiene a un ragionamento politico, ad accordi politici tra i partiti della stessa coalizione. Il fatto di prevedere un terzo mandato non significa che poi qualcuno debba essere per forza candidato per tre volte, anche perché se uno è candidato per tre volte vuol dire che comunque ha vinto per due, quindi un consenso ce l'ha, però sono due piani diversi. Un conto è capire se siamo d'accordo sul fatto che in un'elezione in cui i cittadini scelgono direttamente sindaco e presidente di regione sia possibile prolungare ancora di un mandato, e questo è il tema, è la proposta della Lega. Poi i rapporti politici tra partiti e la scelta di chi sono i candidati, questo è un'altra questione. Ma è un ragionamento che lei condivide, questo di Fratelli d'Italia, che c'è bisogno di riequilibrare un po' sui territori il consenso accresciuto che il partito ha avuto in questi ultimi due anni, insomma. È un ragionamento politico che ha sicuramente una sua valenza, una sua ragionevolezza. Ricordo però anche, le posso fare anche un altro, però, che quando il PDL, diciamo, qualche anno fa era il primo partito del centrodestra, nonostante la Lega avesse meno consenso di adesso, aveva comunque molte posizioni e molti presidenti di regione, perché c'era una sorta di compensazione sui territori. Però ripeto, questo attiene alle valutazioni politiche tra partiti. E poi aggiungo, non è sempre detto che il partito più forte debba avere, diciamo, il candidato nelle regioni in cui si pensa che vinca quella parte politica, cioè il centrodestra. La cosa più sfidante, proprio come ha fatto la Lega nella fase passata, è candidare i propri uomini, essere il primo partito nelle regioni che in questo momento sono in mano agli altri, per cercare di cambiare. Cioè non contendiamoceli tra di noi, togliamogli gli avversari, questo è il suo linea. Si può anche ragionare fra di noi, infatti ora c'è una discussione aperta, si vedrà come verrà chiusa sulle amministrazioni uscenti, anche se fino adesso la regola che ci si era dati era che gli uscenti venivano confermati, però il primo partito dovrebbe avere l'ambizione di essere sfidante in quelle regioni o quelle città dove attualmente le amministrazioni sono di un altro colore, più che rivendicare delle amministrazioni uscenti cambiando la bandiera e quindi cambiando, diciamo, il capofila da un partito all'altro. Mi sembra che con queste parole lei sta evocando un altro caso piuttosto incandescente, che è quello della Sardegna, dove la Lega vuole confermare Solinas, il governatore uscente, mentre molto chiaramente il Fratelli d'Italia ha proprio candidato il sindaco di Cagliari Truzzo. Lì come se ne esce? Guardi, come le dicevo prima, fino ad oggi c'è stata una regola condivisa nel centrodestra che gli uscenti, fossero sindaci, fossero presidenti di regione, venivano riconfermati. Fratelli d'Italia adesso mette in dubbio questo principio per le ragioni che ha spiegato lei, quindi per il fatto che col 30% nei sondaggi, insomma, rivendicano un peso maggiore. Guardi come se ne esce, le posizioni sono entrambe legittime. Non è che alla fine li candidate tutti e due, no? No, questo non credo. Come fa la sinistra, se mi posso permettere una battuta. Bravo, ecco. Io penso che il centrodestra saprà dimostrare questa volta maggiore maturità e alla fine troverà una composizione. Ripeto, sono due posizioni che hanno la loro legittimità. È chiaro che io sono capogruppo della Lega, quindi ritengo che debba essere ricandidato Solinas e che si debba continuare nella linea che gli uscenti vengano confermati, però confido anche nella maturità dei nostri segretari di partito, che sapranno trovare una via d'uscita a questo incidente, diciamo. Ma tutti dicono che questa vostra proposta di legge sul terzo mandato è un modo appunto per proteggere una posizione chiave come quella di Zaia, il quale però sarebbe al quarto mandato, quindi nemmeno questa legge lo potrebbe difendere.
No, in realtà lo difenderebbe perché il primo mandato lo ha fatto quando non c'era ancora il vincolo, quando non c'era ancora il limite, quindi diciamo che formalmente lui è al secondo, quindi Zaia rientrerebbe in questa quindi diciamo che chi dice che si potrebbe chiamare legge Zaia non va lontano dalla verità, sembra fatta apposta. No, è una legge che potrebbe usare Zaia, che potrebbe usare Bonaccini, Emiliano, De Luca, l'abbiamo già detto prima, Attilio Fontana eventualmente alla fine del suo mandato. Quindi o Toti, che non è certo che non è della Lega, anche se è del centrodestra, quindi in realtà è una legge per sindaci e governatori, indipendentemente da chi. Ovviamente anche Zaia potrebbe usufruirne, ma ripeto, io non ritengo che sarebbe uno scandalo avere un quarto mandato di Zaia, visto che è il governatore più amato d'Italia, è stato eletto quasi con un plebiscito l'ultima volta, quindi ripeto, i cittadini veneti hanno la maturità e la conoscenza del territorio per saper decidere, nel caso in cui Zaia fosse ricandidato un'altra volta, se dovesse passare questa legge, se confermarlo o no. Imporre per legge che ci sia un limite rispetto, non ci trova d'accordo e non ci ha mai trovato d'accordo. Questo vale, ripeto, per le regioni, non solo per il caso Zaia, ma per tutti, vale per i comuni. Sapete che noi abbiamo anche una posizione sulle province che ci differenzia dal resto del centrodestra. Noi vorremmo tornare al più presto possibile all'elezione diretta delle province. Questa è una posizione che anni fa ha avuto solo la Lega e oggi diciamo che un po' tutti i partiti condividono l'esigenza di tornare all'elezione diretta. Quindi è sempre stata la nostra posizione, indipendentemente dal caso Zaia. Senti, i giornali sul conto dei possibili dissidi all'interno della maggioranza, lo sa che insomma si va sempre in cerca di liti e dissidi, e non solo mettono le cose che ci siamo già detti, ma mettono anche la questione delle candidature dei leader. Salvini ha detto: io non mi candido, c'ho già tanto da fare, c'ho due o tre ministeri, non mi ricordo quanto, sono segretario della Lega, sono vicepresidente del Consiglio. È sembrata un po' anche così una critica alla indecisione, ma alla propensione di Giorgia Meloni di candidarsi. Tajani dice: devo aspettare il congresso, cioè ognuno ha una posizione un po' diversa. Come la vede lei questa questione? Guardi, le europee sono un sistema proporzionale dove ogni partito corre per conto suo e quindi ogni partito anche sulle candidature fa le sue valutazioni e sceglie le sue logiche. Il segretario Salvini l'altra volta si era candidato da segretario della Lega alle europee, pur essendo noto a tutti insomma che non sarebbe andato a fare il parlamentare europeo ma sarebbe rimasto a Roma. Credo che entrambe le scelte siano legittime. C'è chi dice: chi candidiamo solo chi lavora sui territori come parlamentare europeo e cerca il voto per fare il parlamentare europeo, ci sono altri partiti che riterranno invece che le figure apicali, quindi leader, per portare consenso all'idea politica che si vuole esprimere in Europa, possono metterci la faccia per aiutare il partito. Ripeto, non mi scandalizza, non sono come una certa sinistra che dice, o come Conte che dice, il leader che si candida prende in giro i cittadini non sono stupidi, sanno perfettamente che se votano la Meloni piuttosto che Tajani, insomma, o i segretari che vorranno candidarsi, molto probabilmente questi resteranno a fare il Presidente del Consiglio, il Ministro, quindi non c'è un raggiro agli elettori nel momento in cui si parla dei leader politici, è una scelta che ogni partito farà in autonomia, quindi diciamo che sono laico, valgono entrambe le posizioni. Senta, c'è chi dice addirittura che la Meloni, che Giorgio Meloni sia esitante su questa questione di candidarsi o meno, perché i sondaggisti danno alla sua candidatura un traino del 3%, 2, 3, 4% in più, e c'è chi dice che la Meloni non vuole stravincere per non alterare i rapporti interni di forza tra i partiti di maggioranza, insomma vuole che anche Lega e Fratelli e Forza Italia vadano bene, che non ci siano magari così disagi, scontenti, e quindi non si vorrebbe candidare per non stravincere. E questo è il ragionamento che si fa? Io penso che ogni partito vorrebbe avercelo questo problema di non voler stravincere, e credo che non sia un ragionamento molto reale, nel senso che, ripeto, in una competizione proporzionale ogni partito punta a fare il massimo per avere più forza a livello europeo e di conseguenza di riflesso anche sulla politica nazionale, perché il voto europeo è un voto poi su tutta Italia, quindi ha una valenza nazionale oltre che per il Parlamento europeo. Quindi insomma non penso che ci sia chi ha paura di vincere, Giorgia Meloni, o di vincere troppo, ecco. Penso che Fratelli d'Italia lo auspichi di vincere troppo, ma come è normale, come anche noi auspichiamo di fare meglio che le politiche, eccetera. Giorgia Meloni valuterà in base a quello che è la sua opinione, se è compatibile la sua candidatura col fare il Presidente del Consiglio, che c'è da dire quello, la campagna europea è molto impegnativa, quindi a livello di tempo riuscirà a gestire le due cose, la sua candidatura magari potrebbe creare qualche problema ad altri candidati nei collegi, io questo non lo so, sono dinamiche che valuterà Fratelli d'Italia, però escluderei
diciamo, la paura di stravincere, ecco, penso che questa paura non ce l'abbia nessun partito. Senta, ma dopo tutto quello che ci siamo detti, si possono tirare le somme e dire che, diciamo, mi tengo prudente, che nella maggioranza è una fase un po' turbolenta, che i rapporti sono un po' agitati? Ma guardi, io da quando è iniziata la legislatura ascolto in radio, vedo in TV, leggo tutti i giorni di tensioni, problemi, ogni giorno se ne legge, quindi le posso garantire che sono molto più enfatizzati di quelli che ci sono in realtà. È un anno elettorale, questo tra 6 mesi si vota per le europee, come abbiamo detto ogni partito corre per conto suo con un sistema proporzionale, quindi è normale che da qua le europee le differenziazioni anche all'interno della stessa coalizione verranno esaltate un po' di più, però questo è normale. È anche normale che in una coalizione di governo sia partiti diversi, sia un progetto comune, ma ogni partito ha le sue priorità. Ad esempio, parlavo prima dell'elezione diretta delle province piuttosto che l'autonomia, queste sono priorità della Lega, è arcinoto, l'abbiamo sempre detto, è chiaro che magari in una fase elettorale si batterà di più per portare a casa il risultato, ma questo non può che portare, diciamo, dal mio punto di vista, positività all'azione di governo, perché esponerà tutti a fare di più, a fare meglio, anche in chiave elettorale. Quindi, ripeto, le tensioni le vedo molto esasperate rispetto a una normale dialettica che in fase elettorale si applica normalmente. Grazie davvero a Riccardo Molinari, presidente della Lega alla Camera dei Deputati. Grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.